that kills me makes me feel alive. Salve ragazzi e benvenuti in questo primo episodio di questa serie che sarà il Road to Division 1. Questo sarà il primo video che caricheremo sul nostro nuovo canale, che è appunto Arcadice Gaming. Qui a parlarvi il Vanzant e appunto spero di accompagnarvi per tutto il Road to Division 1. Per i meno esperti di FIFA o appassionati, cos'è il Road to Division 1? Il Road to Division 1 è una modalità, diciamo, una lunga strada che viene intrapresa nella modalità Ultimate Team. Si parte con un team di pregiudicati, carcerati, cacciatori d'oratorio, come appunto possiamo vedere da questa squadra in cui il nome di spicco è Del Piero, e questi tre ori sono usciti dal pacchetto iniziale grazie FIFA, e dove piano piano risaliremo la china e appunto partiremo dalla decima divisione, che è il minimo, cioè appunto dove giocano i ciechi e i malati mentali, e cercheremo di arrivare in prima divisione, che è appunto l'Olimpo dei giocatori di FIFA, e dove appunto ci sono i migliori e gli scioccioni. La prima cosa, vorrei cambiare almeno il nome della squadra, perché Strasbourg Ass mi fa cagare, e creeremo un nome, una bella cosa che chiameremo FIFA fai schifo. Così perché è ben chiaro il messaggio che mandiamo. La squadra che io cercherò di costruire in questa serie di video è la squadra inglese. Perché? Perché la squadra inglese, per qualità, per il rapporto qualità-prezzo, è la migliore, perché ha i calciatori più forti e al prezzo più basso, più contenuto. Mentre ho quella italiana, che è la seconda migliore, e quella spagnola sono comunque buone, ma non ai livelli di quella inglese. Adesso, mentre inizieremo con la prima partita, abbiamo trovato appunto il primo avversario. Non ho manco controllato le divise, penso che fanno cagare come lo stemma, che è un gambero russo. Però l'avversario ha 4 giocatori italiani, forse non so, vuole costruire una rosa italiana, ma non penso. Perché in decima divisione girano i... La prima gara della stagione e ci tengono a partire col piede giusto. Inizieranno dal fondo. Vediamo cosa sanno fare. Perez! Perez! Ci prova. Eclani! Eclani! È lui! Il nostro bomber! È arrivato! Per il nostro avversario, difesa di merda, ecco, infatti, e segna l'avversario. Porca puttana. Signori Perez! Perez! Signori! Roma, la prima partita va lì! Signori McLaren! Ci sta lui! Signori! Abbiamo trovato il bomber della squadra! Indica il dito alla zia morta! Golazzo di McLaren sul lancio di Alessandro Di Piero, che è l'unico con più di 200 in questa squadra! Non ci credo! Proviamo un'altra, vai. Se vedete, quando cade la connessione, la maggior parte delle volte la partita non viene contata per il proseguimento della stagione. Punisce ancora i sudcoreani. Con il dito alzato.
si fa lucidare le scarpe dal fratello mai voluto di Pitbull. Insieme hanno sempre la tifoseria 1-0 subito. Cerchiamo almeno di vincerla così da in camera dei primi tre punti della stagione. Signori Castellani, vediamo il momento di McLaren, il bomber. McLaren! Signore Del Piero, l'errore del portiere, adesso è Del Piero! Che dice vicino all'avversario, ma cosa? E gira, innervosiamoli. 2-0 su un errore clamoroso del portiere Alessandro Del Piero, la nostra punta di diamante. Andiamo avanti. Ma no, che schema è? Enrico! Non va. Del Piero ci riprova! Signori! Alessandro Del Piero! Gittisce l'avversario! Gittisce e gli suona il violino della disperazione, della vergogna! Non ci credo! Signori, di nuovo lui! Alessandro! Del Piero prova il pallonetto, non va. Una tattica che usano spesso gli avversari, che potete usare anche voi, è sicuramente la tattica, diciamo, che viene chiamata finta uscita, nel senso che il portiere, quando per esempio vedete un attaccante avversario che si invola nell'uno contro uno contro il vostro portiere, potete farlo uscire un pochino, ma poi subito farlo rientrare. Così l'attaccante viene ingannato al movimento del portiere, prova il pallonetto e se siete fortunati il portiere è già tornato agevolmente in porta per parare appunto il pallonetto. Una tattica che io uso spesso e molte volte mi funziona e vi impedisce di pigliare un gol sicuro nell'uno contro uno tra attaccante e portiere. Signori, clamoroso rigore e lo batte il fratello di Pitbull, invece noi lo faremo battere a Del Piero, penso. Ovviamente quando battete i rigori scegliete sempre il miglior tiratore possibile. Invece Perez ha più rigore di Del Piero, va bene. Faremo tirare a lui allora. Cerca la gola personale. Perez! E c'è anche il gol per il fratello di Pitbull, Perez. Che adesso è in botta piena della cocaina, forse. Scarta gli avversari, do il gol. Slalom tra l'intimorisce con la sua presenza e vediamo qui il gol. 4-1. Madonna, signore, McLaren! E qui c'è proprio l'umiliazione totale per l'avversario. Indica il nome sulla maglia, perché non l'avessi riconosciuto questo campione. Finisce qui finalmente la prima partita completa di questo primo video di Road to Division 1, 5-1, partita senza storia. Ragazzi, finisce qui il primo episodio del Road to Division 1, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un like, un commento, iscrivetevi, ciao, alla prossima.